Allora ragazze, buongiorno, buonasera, non so quando guarderete questo video, non so se vi ricordate di me, intanto mi scuso per il fiatone, ma ogni tanto devo fare così perché mi affanno facilmente. Comunque, come vedete, il video è molto corto perché la mia intenzione è quella di ricominciare su YouTube, piano piano voglio ricominciare ad essere attiva, ma ho davvero bisogno di farvi questo video a titolo informativo, così poi riusciremo a chiacchierare liberamente di tutto senza dovervi nascondere nulla, anche perché chi mi segue su Instagram già sa tutto. In realtà anche su Instagram sono sparita negli ultimi 4 mesi per il motivo legato a quello che vi sto per dire, ma generalmente sono attiva. È un anno circa che non faccio video, me l'avete chiesto tutti questi mesi di ritornare. Ho letto anche che tante di voi continuavano comunque ad essere attive sul canale, sui vecchi video, chiedendomi di tornare. Sono tornata, ma un pochino tardi, mi rendo conto che è passato un anno, ma meglio tardi che mai. E voglio ricominciare con i miei vecchi video, quindi con i nostri vlog che ci teniamo compagnia, che so che vi piacciono tanto. Ma prima di ricominciare a farli, ho bisogno di comunicarvi questa cosa, anche perché sennò non vi posso tenere nascosta questa cosa che ha nuovamente risconvolto la nostra vita. In realtà, senza dirvi nulla, vi faccio vedere direttamente di che cosa si tratta, così almeno capite subito. Quello che volevo dirvi è che presto saremo in 5. Mi fa stranissimo perché in realtà tra gli ultimi video c'è praticamente la mia gravidanza, c'è il mio parto, quindi sembra veramente essere passato pochissimo. In realtà è passato poco perché comunque Christian è piccolo, ha 2 anni, ma abbiamo ricominciato una nuova gravidanza e ovviamente cercata, la stavamo cercando in realtà da un po', solo che come Christian non è arrivata subito, quindi abbiamo dovuto attendere un pochino, ma siamo tutti felicissimi perché praticamente è stata una sorpresa, cioè quando meno me lo aspettavo sono rimasta incinta, quando ormai non ci pensavo più. E sono felicissima, spero che siate felici anche voi per noi. Poi avremo modo di chiacchierare, di farvi parlare, farò insomma parlare anche Patrizio e bambini, insomma così. E quindi non vedo l'ora di condividere anche questa gravidanza. Sapete quanto mi piace, a parte condividere queste cose con voi, perché credo che siano delle cose talmente belle che fa comunque piacere condividerle, no? Ma è comunque un diario, un ricordo. Io ogni tanto vado a spulciare la gravidanza di Christian, vado a spulciare di quando Dorian era piccolo, quindi credo che YouTube sia proprio un diario di tutti i video, di tutti i ricordi a cui io tengo tantissimo. Sono al quinto mese di gravidanza, quindi è comunque già un bel po', la pancia si vede tantissimo, ma calcolate che è cresciuta così da circa una settimana, cioè sta crescendo a dismisura. Per fortuna, per il momento ho preso solamente 2 kg. Ma diciamo che il motivo principale per cui non sono ingrassata tantissimo è perché i primi mesi sono stati terribili, poi avrò modo di raccontarvi un pochino come è stato, come l'ho scoperto. Vi dico già che è stata la gravidanza peggiore, lo so, ce ne vuole perché i primi due vi ho raccontato che sono stata veramente male, ma con questa gravidanza sono stata ancora peggio, sono dimagrita i primi 4 mesi 8 kg, sono stata pure in ambulanza, insomma, poi avrò modo di raccontarvi, non è stato semplice. Ma finalmente, insomma, ora sto piano piano ricominciando a respirare, ora va molto meglio per fortuna perché avevo l'ansia che le nausee, il malessere mi continuasse fino alla fine, ma sembra che piano piano sto ricominciando a star meglio. Il sesso già lo so già da una settimana. Anche questa volta abbiamo fatto la festa con il palloncino perché credo che sia un modo sicuramente molto più coinvolgente, molto più, anzi, ti mette pure un po' più di ansia perché devi stare l'aspetta di bucare il palloncino per scoprire se sia femmina o maschio e poi proprio la gioia di condividere con la tua famiglia quel momento è unico, quindi abbiamo fatto appunto questa festa e l'abbiamo scoperto, quindi io già lo so. Ovviamente ho pensato anche a voi perché quel giorno ho registrato un vlog, quindi ci sarà un video dedicato alla festa.
E vi dico che non vi farò aspettare molto perché voi il video lo vedrete domani, quindi venerdì, oggi è giovedì. Ho fatto questo appunto mini video per dirvi, insomma, comunicarvi della mia gravidanza. E domani, segnatevi l'orario, alle 14:30 uscirà il video dove scopriremo insieme se sarà maschietto o femminuccia. Quindi la cosa è molto veloce, dovrete aspettare praticamente neanche 24 ore. Quindi vi aspetto domani, mi raccomando, attivate la sveglia alle 14:30, tornate qui su questo canale per scoprire insieme se sarà maschietto o femminuccia. A domani!